caso di Chopin la ricerca è stata molto, molto personale. Chopin è un classico, quindi io con il corpo ho cercato di dare un giusto equilibrio tra il classico e il contemporaneo. E per questo ci sono dei tic, degli spasmi, ci sono degli attacchi, ma allo stesso tempo c'è semplicemente un port de bras, una gamba con una qualità che soltanto un danzatore classico può avere. Insomma, mi piace molto giocare con il corpo, mi piace molto sperimentare la danza a seconda di quello che è l'ispirazione, a seconda di quello che è il racconto. La cosa principale che fa parte del mio lavoro è quella di dare al danzatore che ho di fronte la libertà di vivere realmente quello che sta facendo, quello che accade in scena. Cerchiamo di creare una bolla di energia in palcoscenico, quindi cerchiamo di rompere quel rapporto danzatore pubblico, sai, quel muro di ghiaccio che si forma, come quello stato di ansia, di adrenalina, lo cerchiamo di rompere. Cerchiamo realmente di creare una bolla di energia in palcoscenico in modo tale che ogni danzatore abbia poi la propria libertà di interpretare e vivere realmente quello che succede in scena. Anche perché io credo che da persona e non da danzatore, se riesci realmente a percepire nel tuo sangue e nel tuo spazio quello che sta accadendo attraverso i tuoi occhi, quello diventa un mezzo di comunicazione molto forte che poi riesce ad arrivare al cuore e ai sentimenti delle persone. La scelta principale di portare l'amore in questo racconto attraverso le musiche di Chopin è stata la prima idea. Poi ovviamente in un percorso creativo, sai, le idee balzano da un punto all'altro fino a quando poi non si trova una retta linea da seguire. E questa retta linea io l'ho trovata anche attraverso questo colore rosso che lascia al pubblico libera interpretazione. A me non piace di essere molto narrativo con le persone, mi piace comunque lasciare un'impronta, no? In modo tale che il pubblico poi possa tornare a casa e dire ho visto questo, invece l'altra persona dice no, io ho visto questo, sai, questo è molto interessante, no? Perché poi vedi anche come ogni persona è differente e può percepire cose in maniera differente.